Ritrovati! Ecco, cioè adesso mi rubano anche il lavoro, però fa niente. Vabbè, ragazzi. Sì, dai. Sì, vabbè, dettagli. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi facciamo il terzo episodio delle Killer Maru Industry, i primi due. Sì, Industry History, madonna. Cioè, Killer Maru Industries History. Esatto. Come ti ho salvato? Mi dicono di non passare davanti all'inquadratura. No, non ti preoccupare, no, è normale. Allora, okay, ma visto che i primi due episodi li ha fatti lui, ecco, oggi tocca a noi. Oggi invece lo fate voi. Ecco, cazzo di gomma, ecco. Allora, tieni i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Cazzi di. Allora, visto che molti l'hanno chiesto, ma da quanti membri è composta la famiglia delle Killer Maru Industries? Ok. Non siamo pochi. Ti sto fottendo l'orecchio. Questa rullata qua, che voi non vedete perché la sto rullando tantissimo, sono tutti i nostri collaboratori. Questa è la chat aziendale. Chat aziendale. Allora, ci sono ovviamente io, c'è ovviamente il buon Bottiglia, c'è ovviamente il nostro Killer Maru. Robby Coglioni preferiti, Killer Maru. Poi abbiamo Silent Bor, che lo avete conosciuto. Poi abbiamo il lavoratore generico, che anche lui, quando serve, sembra che c'hai una ciolla rosa di 15 metri. Ok. Poi abbiamo Bra. Chi è Bra? Killer, chi è Bra? Ah, è il mio idolo, cioè quest'uomo praticamente ce l'ha tutte giuste, capito? Tu se fai una chiamata a quest'uomo, lui si farà già trovare con cocktail, canna già fatta e tipa già trombata, capito? In qualsiasi ora del giorno. Avete capito. Poi abbiamo, facciamo notare che è l'idolo di Killer Maru. Assolutamente sì. Questo cazzo dice già tutto. Poi abbiamo Oshem. Oshem? Che c'è chi è Oshem? Oshem è Oshem. Cioè, ce n'è sempre uno nel gruppo. Quindi abbiamo il Fabbro. Giusto? Cazzo, il Fabbro. Il mio idolo, il Fabbro. Fabbro è il tuo idolo. È il mio cazzo di idolo. Poi abbiamo il chimico, che avete già visto. Sentito giustamente, sentito in un suo video. Quello dei fiammiferi, sì, la schicchia. Poi abbiamo The Doctor, The Traductor. Il dottor Morte. Il dottor Morte. No, mi è caduto un coglione, cazzo. Va bene, basta. Poi abbiamo, aspetta, mi è caduta una palla. Poi abbiamo Tom, che fa parte della nostra famiglia da tantissimo tempo. Lunghissima storia. Poi abbiamo Tornitore, che avete visto un suo video sul nostro canale. E che comunque tornerà per terminare i suoi progetti e che è anche un suo canale. Bravissimo. Poi abbiamo Satana. Satana! Vabbè, l'hanno visto, cioè l'hanno visto, nome in codice Satana. Lui è sono un unicorno. Ok. Nome in codice Satana, vi basta sapere questo. Poi abbiamo l'operatore, che è colui che sta gestendo il KCC. E segue piuttosto frequentemente il gruppo Telegram. Bravissimo. Insieme al nostro, arruolato da pochissimi giorni, Xerox. Che è diventato anche lui un operatore, capito? Abbiamo due operatori. Perché ho testa di cazzo. Grazie. Okay. Poi abbiamo lui come lo... Chi è? Mojo. Mojo lo avevo conosciuto. Mojo è arriva dalla prima edizione. Lui chi è? Chi dava una mano a... Non lo so perché, hai il numero... Aspetta, te lo recupero. Non lo so, perché si chiama, non l'ho proprio salvato. Comunque Mojo è quello che dava una mano al buon killer nel settimanale del sigaro. Poi abbiamo il rimorchiatore. Esatto, che è anche questo nuovo acquisto. Poi abbiamo Markish. Poi che cazzo è? Ma chi è? Lui. Che cazzo abbiamo? Ah, e beh, David, va bene. Ok. E poi abbiamo Shin, esatto, che arriva da Westland praticamente. Shin è una vecchissima. Ah, aspetta, abbiamo dimenticato che abbiamo reinserito una persona nell'ultimo video. Ah, beh, c'è Mangusta anche, cioè, dai. E no, abbiamo inserito anche lui, ovvero il milanese. Il milanese in brutto, esatto. Più milanese di lui non c'è, neanche uno nato a Milano. Infatti abita a Napoli. Comunque, dettagli. Comunque,
Vabbè, e in pratica, cioè, si sta chiedendo di com'è la vita all'interno, e da noi è diviso tutto in funzioni, no? Cioè, in pratica c'è uno, il texano, è l'operatore, e non so chi sia. Ah sì, è il texano. Il texano, giusto, un'altra new entry che non avete ancora visto. In pratica funziona tutto a funzioni, no? Quindi tu devi fare un rename ufficiale, prendi operatore, pronto, e allora tu scrivi all'operatore. Cosa che succede? Chiami, risponde operatore. Esattamente. Infattamente. Poi vabbè, ci sono scusate, funzioni. Vabbè, scusami, ma una delle funzioni migliori non ne vogliamo parlare subito? Cosa? Ovvero le videoconference a cazzo a mezzanotte e mezza. Coi gatti. Coi gatti. Scusiamo, però vorrei ricordare che c'è anche il progetto Lambda 2 e c'è Danilo che lo sta seguendo. No, Danilo lo sta seguendo. Danilo veramente. Si sta spaccando. Cazzo di brutto. Infatti ha la sua pagina su Instagram aperta marchio ufficiale, perché anche Lambda 2 è un marchio ufficiale made in Kivermaru Industries. Però... E di questo sarà un progetto che si porterà dietro anche nel second run, che è solo lockpicking a tutti gli effetti. Cosa? Sì, è vero, sul serio. Sì, ok, spoiler, ma per go, Sì, ma di brutto, cioè è chiaro che dobbiamo spoilerare tutto quanto. Comunque. Devono sapere cosa, un minimo cosa devono aspettare, esatto. Se no. Quindi, no! Quindi seguite su Instagram Lambda 2, il progetto Made in Kivermaru Industries di solo lockpicking. Comunque, io sto aspettando. Comunque, ti spiego un attimino come funziona la vita. Che cazzo è sta cosa? Un cazzo, un po' sbilenco. Ok, spiega com'è la vita all'interno di questa azienda. Ah, siamo dei pascià, abbiamo 1 milione di euro a testa, sì, certo. Macchine di lusso, una poveranza. C'è arrivata una tredicesima che era il doppio di quella dell'anno scorso. Sì, certo. Zero. No, l'anno scorso era 5 centesimi. Quest'anno è stato il doppio. 10 centesimi. Sì, sì, esatto. Perché poi dovete capire che il top delle molestie è le molestie telefoniche, ovvero fantastico. C'è già il check praticamente dell'orario, no? Da una certa si ora sa già. Ci sono alcuni time predefiniti, tipo è no, cioè il no time. Il no time vuol dire che qualsiasi stronzo, no? Scrivendo no, ci sono tutti gli altri stronzi dietro e scrivono no a ripetizione, tipo 280 messaggi. E questo è bellissimo farlo appena inserisci qualcuno di nuovo che non è proprio consapevole. Bravo, di queste cose. Esatto. Scrive già no praticamente anche lui. No, i primi 5 secondi è what? Vabbè, perché il bestemmia time. Il bestemmia time è fisso. Il bestemmia time a caso, 400 messaggi, solo bestemmie, sì, le più fantasiose. Quello è chiaro. Poi c'è il check dei sistemi. Chi è già drogato o chi è già alcolizzato a quest'ora? Cioè, o chi entrambe le cose. Abbiamo le fazioni all'interno, c'è la fazione drogati, cioè perché disponiamo subito quali sono i capostipiti delle fazioni, i capostipiti drogati, alcolizzati. Non è vero? Ma vaffanculo. Tu non sei dipendente dall'alcol, sei il titolare. No, sì, esatto. questa è abbastanza, questa è bella. Poi, vabbè, vorrei ricordare che c'è anche il gatto time, perché siamo tutti dei gattari di merda. Io no, praticamente, ecco, tu sei una brutta persona. Esatto. La prossima volta che la mia gatta fa i gatti, te ne porto uno, così diventi un gattaro. Ci vuoi litigare tu con mia mamma? No! Ci vuoi litigare tu? Non puoi dire di no al gatto. Io posso anche dire di sì. Ci vuoi litigare tu? Ci penso io. Vabbè. Comunque, sappi che finisci giù dal terzo piano, tu il gatto e io anche, a caso. Il gatto mi salverà. È chiaro, cazzo di cane. Comunque c'è anche il gatto time. Praticamente uno manda la foto del gatto e tutti quanti mandano la foto del gatto dietro. C'è stata anche la videochiamata tra gatti. Sì, beh, certo, perché i gatti che si guardavano in webcam. Tu devi capire che alle 3 di notte facciamo le conference col gatto. Cioè, praticamente tu rispondi, ti trovi un gatto che sta già miagolando e tu metti l'altro gatto e le palle. Metti 5-6 persone, uno con tutti i gatti. Una videoconference di gatti alle 3 di notte, perché voi vi rendete conto? Scusate, io non sono un gattaro, ma mi rendete conto con chi mi tocca? Oppure ti capita che durante le feste hai fatto solo ferie il giorno di festa comandato? Ok, cioè, ho le cuffie. Il giorno di festa comandato e il giorno successivo vai a lavorare mentre gli altri sono a casa, mm-hmm. E all'1:30 di notte ti arrivano le videochiamate. Sì, ma tipo arrivano molte di 700-800 messaggi, capito? Sì. La mattina ti svegli per il telefono che continua a vibrare dalla notte precedente, roba che guardi, si è scaricato anche se è attaccato alla corrente, sì, a zero, sì, torna a zero, quindi guardi, bestemmi, scrolli e inizi la mattinata senza ovviamente contare
di tutti gli altri disagi che ci sono nel gruppo. Certo. Chiaramente, perché io ecco, un altro disagio fantastico del gruppo è quando qualcuno propone un video. Ah beh, sì, vabbè. Di solito quelli gore sono più gettonati, quelli porno ormai... No, io intendevo i video per il canale. Sì, infatti non riusciamo mai a risolvere un cazzo di niente. Cioè, però... Infatti per questo che esce un video ogni 6 mesi. Sì, chiaro. Poi perché, tra l'altro qualcuno perché, influenzato, qualcuno mica. Praticamente... Io oggi sono qua con l'influenza. Ecco. Quindi sappiamo. Qualcuno, se lo mettevamo a gravità zero, si metteva a girare su se stesso tra sbocco e diarrea. Sì, esatto, perché sono appena uscito al pronto soccorso, tra l'altro ho iniziato l'anno nuovo al pronto soccorso, cioè fantastica questa. Allora, vogliamo ricordare anche un'altra cosa, che poi arriva le serate dove la gente impazzisce, comincia a sbroccare e tra tutte le cose sentiamo lui che inizia a narrare dei progetti che vuole fare. E dopo 5 secondi c'è l'ordata di bestemmie perché vuole usare prodotti potenzialmente esplosivi, prodotti potenzialmente tossici, cancerogeni. Vabbè, ma ormai cioè, ci siamo rodati, capito? Sì, 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 ho capito. Solo il nucleare. Ascolta, mi sono preso 7 etti di pongo sulla schiena. Ma questo non lo so. Perché io non lo so. Io no. Io no. Vabbè, ma io no. Te no. Io no. Bastardi, adesso fammi andare a pisciare. Che cazzo stai andando? Beh, così mi siedo, così vai. Con i gare dei coglioni. Oh, comunque, siamo a... Quanto siamo a proposito? Stai andando a pisciare, cioè così giusto per capire. 11 minuti e 20. 10 minuti e 20. Sti cazzi. Direi che ci siamo quasi. Comunque... detto questo, non abbiamo guardato il buon anno, l'anno nuovo, cioè perché proprio tipo non ce ne può fottere. Sì, ma tanto c'è stato lo special di Natale. Chi lo ha visto bene, chi se l'è scaricato. Lo special di Natale mettiamo su un velo pietoso perché secondo me abbiamo... Tu sai che... Allora, ma tu sai che abbiamo preso 7 strike, no uno, 7. Ma 6? No, poi è arrivato il settimo per contenuti impropri, perché era accessibile anche ai bambini, cioè non vorrei dire. No, questo non ce l'hai mandato, bastardo, lo scopro adesso. Eh no, ma alla fine sono 7 strike. Figata. Record. Sì, record assoluto, praticamente una cosa talmente ingiusta, capito? Immorale. Allora, ragazzi, io non so chi di voi abbia visto il video di spero di nessuno. E soprattutto chi se l'è scaricato. Perché no, so non che... si poteva scaricare. Ah già, giusto, era stato bloccato. No, era privatizzato. Non si poteva scaricare. Perché la gente l'ha scaricata, siamo una merda fino al collo. Sì, cioè, merda. Scusate, no, se l'avete scaricata. Come l'ha scaricata? No, porca troia, ci sono una merda. Finita questa è da denuncia, cazzo. E vai, ottimo. Allora, comunque quello è andato perso, gente. Non lo rivedrete mai più perché non tornerà mai più. Comunque, ragazzi, il video di Natale, diciamo che quello l'abbiamo visto in anteprima, prima di caricarlo sulla pagina abbiamo un po' cagato fuori da... allora direttamente nel corridoio cagato nel corridoio, capito? Scusate, la prima cosa che ha detto è: ragazzi, mi sa che a sto giro abbiamo cagato fuori dalla tazza. No, ma siamo arrivati a cagare nel corridoio. Sì, sì, e faccio: no, dai, cosa cazzo hai combinato, andiamo a vedere il video. Mi passa il link, lo vedo, io quella sera ricordo ero al lavoro, un momento di calma, vedo il video. 20 minuti di video di disagio. Appena finito di vedere il video gli rimando un messaggio e dico: ma secondo me non è che abbiamo cagato fuori dal vaso, no, e quello, perché... abbiamo cagato nel cortile del vicino di casa, ma quello della città accanto, cioè proprio, ma nella cuccia del cane, tipo. Ma tu non sei la più bella, cioè sei tipo, devi averlo visto, anche Alessandro, no? Parabianchi, e da quel giorno non mi parla più, che strano, ma come mai? Cioè, presente quelle cose che sicuro l'ha visto? Eh sì, purtroppo sì, se quelle cose veramente immorali, indecenti. Noi ti vorremmo tanto nel nostro canale per fare un video assieme. Cioè, se vedi questo video, ascolta... Non le nostre scuse. La mia suca, per piacere. No, beh, qua... chiediamo scusa in anticipo a chiunque si sia offeso, ovvero tutti, però allora, ammetto che io un paio di punti li avrei eliminati di quel video. Un paio? Anche qualcosa di più.
Allora, senza spoiler, perché se qualcuno non l'ha visto non voglio spoilerare. Ma quel filmato con di sottofondo I Believe I Can Fly. E questo era un po' cattivo. Quello era un pelino eccessivo. Quello con Bailar la Bamba. Quello era bellissimo. Quello è un capolavoro. Questo è un capolavoro. Beh, comunque, io adesso la butterei lì. Scusami, ma tu hai detto che devi pisciare. Perché sei corretto la telecamera? Perché c'ho il cazzo lungo, riesco a pisciare. Allora. Cioè, ti sembra l'orario, cioè voglio dire, che cazzo, cioè... Ah, la mia gamba puttana è valera. Comunque... Siamo arrivati a un quarto d'ora. Ok, abbiamo finito. Comunque diciamo solo unicamente l'ultima cosa, ovvero ne faremo ancora di printato, quindi giusto, sì, già, cioè troveremo qualcosa di peggio. Già, sì. Finché non ci arrestano. Facciamo altro printato. Insomma. Bene, fate una bella cosa. Sì. Polizia, aprite! Sì, guarda, antiscamo come la merda! Tentata la chiusura. Sì, okay, comunque, se volete altri print up, una bella compilation di print up, scrivetelo nei commenti. Non lo fate. Contate Rete Cerebrolesi. Non lo fate, ragazzi, ciao. Mazzo.